circondato da distese di colline infinite, ricco di personaggi bizzarri e divertenti. Ce ne sono di cose da raccontare, storie da ascoltare, ricordi e memorie da conservare in questo piccolo paese nel cuore della Basilicata, dove la povertà ha regnato sovrana per anni e poi gli abitanti di Miglionico sono fuggiti all'estero. Giovani pieni di speranze hanno abbandonato questa terra in cerca di fortuna, in altre città d'Italia, ma anche in America e nel nord Europa. Ho circa 65 anni e da circa 50 anni vivo a Matera. Sono a Matera dal settembre del 1960 perché lì si trasferì la mia famiglia. Eravamo in sei, tutti frequentavamo la scuola media, le scuole medie superiori. A Miglionico chiaramente in quel periodo non esistevano le scuole, esistevano solamente le scuole elementari. Per cui mio padre decise di trasferirsi a Matera, dove andò a lavorare, perché lì era più facile per tutti quanti noi, invece di viaggiare, di frequentare le scuole. Ma siamo conosciuti. Avvio l'avventura. Io ho i parenti anche a Matera. Allora, e mo' adesso non abbiamo più nessuno qua, siamo ieri. La verità è sono andato a Matera. E c'avevi i parenti. C'ho i parenti là pure, e dice, c'è una qua, faceva fidanzata a Miglionico, mi piaceva, allora c'è quella, e lì siamo andati, l'ho andata a trovare. E là ci siamo cominciati a la storia mi ha raccontato dalla televisione. No. Ho vissuto a Miglionico per 17 anni e questi anni sono certamente indelebili nella mia formazione. Mi sento fortemente legato a questo paese, che è un piccolissimo centro, ma per me è è il massimo di quello che possa esistere. Qui sono così legati i ricordi della mia infanzia, della mia adolescenza, che mi tengono stretto a questo piccolo centro come legato da un cordone ombelicale. L'esperienza dei primi 17 anni della mia vita, trascorsi qui a Miglionico, quindi la fanciullezza, l'adolescenza, è un'esperienza indelebile che non ti lascia mai per tutta la vita. Questo fatto mi tiene strettamente legato a questo piccolo paese e la dimostrazione del mio affetto a Miglionico mi ha spinto ad approfondire gli studi. Anche per motivi professionali, sono un docente da poco in pensione, mi ha spinto a fare delle ricerche sul piano storico, sul piano culturale, sul piano delle tradizioni, che esperienza poi che mi ha portato a trasferire queste conoscenze in un sito internet, miglionicoweb.it, che i fatti dimostrano che è visitabile, è visto meglio, praticamente in tutte le parti del mondo. No. Siamo stati sempre. Stiamo bene qua, oramai. C'ha 86 anni, dove devo andare più? È proprio vero. Il cordone ombelicale non si stacca mai. Il legame con il proprio paese è indissolubile, anche a migliaia di chilometri di distanza. E capita sempre più spesso di ricevere dall'America mail e telefonate di milionicesi emigrati tanti anni fa,
che desiderano sapere cosa succede, cos'è cambiato, cosa li attende a Miglionico se dovessero tornarci, perché le radici sono indissolubili.